problema di Milano è il traffico. E la traffico pioggia oggi anche. No, il traffico, la nebbia, la pioggia. E la sveglia. Sì, portatemi a Catania, fammi vedere un po' di... Buongiorno, amici. Buongiorno. Allora, come stai? Io sto bene, questo studio soddisfazioni e grandi soddisfazioni anche per te, per il tuo debutto della settimana scorsa con il tuo programma. Noi l'abbiamo visto, al di là dei numeri, degli ascolti che sono fortunatamente andati molto bene, tutti ti stanno facendo dei grandi complimenti perché sei riuscito a creare qualche cosa nuovo, che mancava forse, che non c'era più. È un po'. Non, però l'obiettivo. Io non riesco a parlare stamattina. Sono un po'. Non ti preoccupare. No, fai confusione con le lingue, siccome ne sai tante: sì. Inglese, francese, spagnolo, sì, no, cinese. Io, perché arabo. Ogni mattina io ho bisogno di almeno un'ora per riprogrammare. Esatto, la lingua del paese in cui stai. Però tutto, anche la mia mano destra, sinistra, per sapere come funzionare come un essere umano. E invece questa mattina non hai avuto quest'ora. No, ti come hanno l'evoluzione. In diretta. Come dico sempre, l'evoluzione. Da un monkey, sì, da una scimmia, no, non una scimmia, an ape, una scimpanzé verso un essere umano. Adesso io sono verso la 50% dell'evoluzione che devo fare ogni mattina. Quindi tu ogni mattina passi dallo stato primitivo, sì, allo stato evoluto. Sì. Va bene, ora buongiorno. E allora, dicevamo, era una cosa che mancava. Che non c'era, che noi davanti al televisore abbiamo detto: ma è così che si fa, è così che si trasmette empatia, è così che si avvicina il Però, pubblico. Al stesso tempo noi ho una piccolissima squadra che si è buttata in questa avventura con me, e abbiamo iniziato nella mia cucina a Londra. E devo dire che per noi non pensiamo di fare un programma televisivo e nel modo normale. Noi stiamo cercando di veramente avere creare un 2 ore dove si può non solamente dimenticare un po' quello che c'è fuori, però anche prendere tutto quello che fa male nelle nostre vite, nella mia vita, anche nella vita dei miei autori, e di trasformarlo in qualcosa di bello, di qualcosa di più simpatico, più tenero. Dunque, soprattutto ci stiamo divertendo tantissimo. E questo si percepisce, evidentemente. Beh, la parola tenerezza è una parola importante, perché in alcuni momenti del programma, io ho visto tutto il programma, c'è stato un momento quando hai fatto un monologo che eri da solo al piano, hai detto delle cose importanti, cose anche pesanti, se vuoi. A volte pesanti, sì. Però il tuo sguardo era tenero. Ma che lui è così. Ma no, è un po'. Senti, io anche, perché prima di fare questo io avevo, e anche la puntata di stasera, c'è un pezzo della puntata che è dedicato a Dario Fo. E Dario Fo era un grande sognatore, un grande assurdista, possiamo dire. Il potere dell'assurdo è una cosa fantastica, perché l'assurdo senza tenerezza non funziona, i sogni senza tenerezza non funzionano, però al stesso tempo, contemporaneamente a questo, l'assurdità o i sogni senza questa cosa, che energia che brucia un po', che va contrassenso, senza l'anarchia, non funziona neanche. Beh, è un equilibrio fra le due. Sì. È l'alchimia giusta, e questo aspetto della tenerezza probabilmente in altre situazioni televisive non viene fuori, e io l'ho colto e trovo uno degli aspetti più belli della tua performance. Ma questo è un grande complimento, grazie, perché è una cosa di trasmettere o di avere questo sentimento mentre che stiamo facendo lo show, certo. Però se questa emozione si può comunicare anche a casa, mm-hmm, questo è un'altra roba totalmente, perché sappiamo veramente che la TV è una bestia strana. Tutto quello che noi sentiamo nello studio non è sempre quello che va che messo arriva, in onda, che certo, arriva, certo, in TV.
E come hai scelto le tue compagne di viaggio, le tue vicine di casa, diciamo? Allora, Sara Feldman, la mia coinquilina, sì. Lei è fissa, e dopo c'è anche Virginia Raffaele, che è la mia vicina di casa. Che, lei, che rimane Virginia sempre o qualche volta diventa qualcun altro? No, lei non è mai Virginia. lei fa Paola Giberto Domà, che è una poetessa brasiliana. Che ha un po' una crisi di identità, possiamo dirlo così. Sì, perché così. Se io dico una cosa. Perché quando tu lavori con Virginia Raffaele, io devo dire, ho imparato molto velocemente che per lei i suoi personaggi sono delle persone, ma sono veri, c'è tutto un romanzo nella sua testa, c'è tutto il documentario che è già andato su Rai 3 o qualcosa sulla vita di questa persona, è una vera persona, e lei parla, lei mi dice, sai che perché Paola non può fare così, è come se Paola mi ha detto ieri, certo. Che lei entra preferisce. Proprio nei panni di questa persona, sì, che imita, ed è per quello che è così credibile. È anche molto importante, sì. Di farlo, dunque... Sì. Paola Giberto Domar è la mia vicina di casa, è molto divertente, mi spaventa sempre, io anche perché abbiamo una regola, io non ho il permesso di vedere, una regola che io ho messo in marcia, io non ho il permesso di vedere Paola Giberto Domar prima. Certo. E noi non facciamo neanche la prova con la giusta, certo, voce di Paola, quando così, io faccio la prova con Virginia, sì. E dopo arriva Paola e lo fa in un modo completamente diverso. E quindi lo stupore diventa... Stupore è la reazione... È autentico, che... sì. Certo. Anche perché con la velocità che noi stiamo preparando tutte queste puntate, perché ovviamente c'è tanto da provare, il stupore un po' potrebbe essere una cosa negativa, però noi cerchiamo di trasformare questo spavento, perché spesso arriviamo alla registrazione e io... mi sto dicendo, oh mamma mia, ho solamente fatto questa cosa una volta nel mio camerino, adesso devo farlo di fronte a tutti, come devo fare? Però i risultati rende tutto credibile, sì, rende tutto molto credibile. Allora ascoltiamo Grace Kelly, poi intanto la paura rende tutto credibile, ecco, la paura rende tutto credibile, potrebbe essere un hashtag, noi ne abbiamo un altro, è mica RTL 102.5, però noi non abbiamo detto neanche il nome del programma. È vero, l'abbiamo dato per scontato. Sì, si chiama Stasera Casa Mica. Ed è stasera. È stasera, grazie a Dio, è martedì. È martedì. Dai, ascoltiamo Grace Kelly, tra poco ancora Mica con noi. Allora, appuntamento questa sera alle 21:20 su Rai 2, stasera Casa Amica, e stasera ci saranno ospiti che andranno, ospiti che verranno, a parte appunto la tua coinquilina e la tua vicina di casa, stasera chi entrerà a Casa Allora, Amica? A parte Virginia Raffaele, Sara Feldbaum, c'è anche stasera. Ok, aspetta. Monica Bellucci. Ho fatto una genera. Hai fatto i compiti. Allora, c'è Monica Bellucci. Okay. C'è Morgan. Morgan. La prima volta, l'ultima volta che noi ci siamo visti era in onda e lui è andato via. Ah, caspita, non due mi siete più visti da allora. X Factor. Sì. E questa è la prima volta che ci siamo visti, era sul palco di fronte alle telecamere. Mm. È successa una cosa incredibile. E allora lo vedremo stasera. Emma, molto brava, e anche cantiamo insieme. Rafael Gualazzi, Luca Zingaretti. Beh, su Gualazzi vogliamo dire una cosa. Genio. Sì. Gualazzi? Genio. Ma Gualazzi è fantastico. Vero? Ma perché noi abbiamo cantato insieme e io anche facevo l'intervista con lui e vedevo che lui non voleva, non era, perché io non faccio veramente interviste, io faccio un po' una chiacchierata. Sì. Beh, mi sono reso conto velocemente che lui non voleva parlare e ho detto, sai... Un attimo, è molto strano, perché due musicisti devono parlarci? Suoniamo. Cantiamo. Sì, allora io ho detto, senti Raffaele, non preoccuparti, tu non devi parlare. Lui ha detto, grazie. Che detto, suoni, io ti faccio delle domande e tu suoni. Ho detto, prima volta che tu sei innamorato, prima volta, e ho anche delle cose un po' imbarazzanti, e lui ha risposto suonando. Era più a suo agio, certo. Sì, e lui subito ha avuto un sorriso gigantesco, però devo dire che io mi sono messo a cantare con lui e ho avuto l'idea stupenda, apparentemente, di mettermi sopra del pianoforte,
però il momento che è entrato il ritmo io ho iniziato a ballare e poverino lui si è trovato con un pianoforte ogni volta che io facevo un passo sopra del suo pianoforte. Il pianoforte se ne andava? Sì, il pianoforte se ne andava. Allora si vede Raffaele Gualazzi che sta avvicinandosi con una faccia ancora più preoccupata ogni 30 secondi. Bellissimo. Per lui è molto molto bravo. Vero, allora vero. Monica Bellucci è lì con, però lei arriva come una persona e non come un personaggio. Lo so che è un po' difficile dimenticare il personaggio di Monica Bellucci, dalla Bond Girl, da questa donna che ha fatto tutti questi film, anche di autori, però lei arriva come una persona, questa era la regola, perché noi vogliamo, io voglio dei personaggi che hanno anche, che possono arrivare come delle persone, perché se siamo veramente in questa idea della casa, devono anche avere l'atteggiamento giusto. Dunque, cioè bisogna anche un po' spogliarsi dal personaggio ed essere se normali. Stessi. O normali. Divertirsi. E divertirsi. Sì. Beh, certo, nel divertimento poi sì. Vengono fuori anche le cose più reali. Allora, sono arrivate un po' di domande all'hashtag MicaRTL1025. Gaia vi chiede, ti piacerebbe ballare con Raffaella Carrà nel tuo show? La inviterai? Ma io l'ho invitato. Ma lei non poteva venire. Ah, vedi? No. Quindi era una possibilità, era un sì. Diciamo. Era, la risposta era, un sì. Era sì, ti piacerebbe. Ti sarebbe piaciuto. Allora, se tu avessi la possibilità, Marta ci scrive sempre all'hashtag MicaRTL1025, se tu avessi la possibilità di riportare in vita un artista scomparso, chi ti piacerebbe avere come ospite? Oh mamma mia, domanda dai, difficile. Troppo difficile. Beh, ce ne sono tanti, magari artisti sì. A cui ti sei ispirato, che ascoltavi da piccolo. Jeff Buckley, tristissimo però, bravo ma. Sì, però delizioso. Struggente, sì. Struggente. Allora, questa è un po' la mia scelta indulgente, Jeff Buckley. Però forse. Non lo so, gira la ruota. Ma voi avete io Jim Morrison. Jim Morrison? Uh-huh. Sì, però non parlerà tanto, No, ma basta che suoni, che basta canti. Che c'è. Basta. Sì. E tu? Io Barry White. Oh no, veramente sì. Barry White. No, James Brown. James Brown. Ah, ragazzi, okay. James Brown. Anche. O anche Ella Fitzgerald. Che tutta questa. O Nat King Cole. Signore e signori, su stasera casa amica, stasera abbiamo Nat King Cole. Spacca tutto. Allora, mica rimane con noi fino Elvis. A mezzogiorno. Elvis! Facciamo solamente una puntata con tutte le persone che sono morte, no. Che tutti i grandi geni ci del sono mondo. Un sacco di sosia, precisi identici, lo sai. Sai che, sì, sai però che purtroppo il budget della mia produzione non c'è. Mica, sai che a me capita ogni tanto quando faccio le scalette di alcune serate dove mi capita di mettere della musica, faccio l'elenco e purtroppo il 90% di quelli che metto sono morti. Sì. Marilyn Monroe. Per fare un duetto con Marilyn Monroe. Sarebbe bello. No, sì, lei può leggere anche le pagine gialle. Esatto. Lei può fare l'elenco del telefono. Diventa subito Shakespeare. Però una che può fare la stessa cosa, che è ancora in vita, è Mina. Ecco. È Mina, sì. Ecco, Mina. Mina è... Mina. Inarrivabile. Ma c'è Mina e dopo c'è il resto. C'è il resto. Così. C'è Mina e c'è tutto il resto. Adesso da noi c'è la pubblicità, torniamo tra poco. 6.900.000. Sai di dove ho preso questa frase? Da un detto milanese? No, perché da un guida. Da una guida quando sono andato in Cina. E ogni volta che io sono andato una vacanza con tutta la mia famiglia. E le vacanze con la mia famiglia sono molto belle. Perché io faccio solamente le vacanze con tutta la famiglia. Però sono una grande famiglia. Allora, sempre 11 persone. E noi eravamo in un ristorante a 2 ore di Beijing e c'era questa guida che mi faceva ridere tantissimo e ogni volta che io mi stressavo con mia madre o qualcuno e ogni volta che c'era qualcuno nella famiglia che litigava con un altro lui arrivava e dice everybody relax, take it easy. È diventato il motto. State calmi. È diventato il motto di tutto il e viaggio. Per farli e ogni volta sì. Che anche quando c'era un momento orribile, molto serio con la famiglia, per un anno dopo, ogni volta tutti urlavano subito, uno diceva nel vuoto del silenzio,
relax, take it easy. E boom, tutti a ridere. Tutti da ridere. E un giorno ho scritto questa canzone su una tema molto più seria, perché l'ho scritto il giorno dei non so perché, ero sul metro e c'erano gli attacchi, le bombe a Londra, l'attacco terrorista. E io siamo stati evacuati dal metro, io sono tornato a piedi a casa e mi sono messo al pianoforte scrivendo. E non so perché, però è tornata nella mia testa questa faccia di questo uomo che si chiama Brinker. E Brinker è la sua maniera di parlare, con questo grande sorriso, con tutti i suoi denti. Relax, take it easy. E non so perché, però da una cosa che sembra una stupidaggine è uscita questa canzone in reazione a una situazione molto seria. È un evento tragico. Allora, invece stasera ci si divertirà. C'è da divertirsi dalle 21:20 su Rai 2, sì. Seconda puntata io voglio, di stasera. Io voglio a casa raccontare mia. Quello tu che non succede. Puoi, tu non puoi raccontare. Tu non puoi raccontare. Puoi raccontare dovete, che... Voi dovete vedere questo pezzo con Monica Bellucci. Cosa fai con lei? Ma la fai cantare? Non lo può raccontare. Vabbè, ormai non resiste, approfittiamone. Fai tu, decidi tu, il programma è tuo. La fai cantare, la fai ballare, la fai possiamo ballare. Dire che siamo andati un po' fuori copione. Ah sì? Sì, anche con Morgan. Vi siete lasciati trascinare, diciamo. Sì. E questa è una cosa bella, no? Sì. Uno però... scrive un testo e poi lo butta via. Ah, c'è il taxi stasera. Ecco, ma è vero che hai guidato un taxi a Napoli? Sì, 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 sì. Allora, lo sai che hai rischiato la vita? Allora, settimana scorsa eri a Roma. A Roma, è andato... E i bambini ti hanno sgamato subito. Ah, subito, sì. Sì, però io ho cercato di... Ma mi hanno detto una cosa molto brutta. Prima mi hanno parlato, mi hanno fatto complimenti, tutto a posto, eccitato. Uh-huh. E dopo, ancora una volta, in un momento di silenzio, io guidavo, subito loro mi hanno guardato... C'è una di queste ragazze, queste piccoline, che mi hanno detto, sai... Tu eri molto bello prima. Prima di fare il tassista. Sì, io volevo buttare questa ragazza fuori. Andate via, senza pagare, per favore. E invece com'è andata a Napoli? Perché Napoli guidare è difficilissimo. Ma io sono arrivato a Napoli. Sì, però io non guido con le marce. Vabbè, è lo stesso però. Non guido con le marce. È abituato a guidare le macchine col cambio automatico. Io sono arrivato e c'era un taxi con le marce. E quindi... Da un tassista che è giovane, molto molto simpatico, con il suo nuovo taxi. Lui era orgogliosissimo del suo nuovo taxi che lui aveva preso 2 settimane quindi, prima. Macchina nuova di zecchino. Macchina nuova, però cambio manuale. E in 10 minuti io c'era un profumo di barbecue. Gli hai fatto fuori la frizione. Oh Dio, era un disastro. Io mi sono fermato. Già guidare a Napoli può essere un'esperienza. Assolutamente. È difficile. Sì, è una città che adoro, però devo dire che fermandomi senza sapere come cambiare le marce al mezzo del traffico nel tunnel tutti al centro che ti suonavano. Ma tutti che mi insultavano siccome Napoli ha anche molte strade in salita, come te la sei cavata con le partenze in salita? No, non posso dirti, c'era letteralmente, abbiamo fatto delle cose che abbiamo dovuto togliere le comiche. No, è stato molto divertente. Allora, però sai la generosità della gente lì, certo, con le loro storie, con quello che mi hanno raccontato. C'è stato un momento con una donna, signora Lia, e io ho dedicato tutto un pezzettino del programma per lei, dopo averla incontrato. Gli hai cantato anche un pezzo della canzone di Claudio Baglioni? No. Signora Lia, no, stasera no, stai con no. tuo marito. Ah, però infatti è collegato a questo, perché lei aveva perso il suo marito. Però lei racconta questa storia come se io fosse un... E lei non mi ha riconosciuta, ho detto il mio nome, non sapeva niente. E lei mi ha detto, perché ci sono le telecamere? Ho detto, sono sotto osservazione. E lei ha detto, spero che andrà bene per lei. Ho detto, grazie signora. E lei mi ha raccontato tutto come se io fosse un compagno di classe. E l'intimità, senza... In un modo, devo dire che mi sentivo un po', non male, non cattivo, perché non facevo un scherzo su di lei. No, non era però la sua generosità è una cosa strana, perché non è una candid camera, però ci sono delle telecamere. Nella mia testa io so che stiamo facendo un programma televisivo per tutta l'Italia e lei non lo sa, però lei mi racconta delle cose però da una sincerità, da anche molto commovente, molto intime.
l'unica differenza che può un po' mettere tutto questo a posto è che alla fine io vado da lei, e questo è fuori onda, non lo mettiamo nel montaggio, e devo raccontare fuori del taxi: scusatemi signora, ho tradito un po' la vostra fiducia, però non lo faccio cattivamente, ecco quello che sto facendo, sono un musicista, però sto facendo un programma in questo momento, voglio raccontare la sua storia. E lei ha detto di ok, lei ha detto sì, perché non si sentiva tradita. Dunque c'è sempre questo momento di suspense dopo gli incontri, che sono particolarmente quelli molto forti. I momenti comici fanno ridere, però quelli che sono forti e seri sono come dei gioielli. Tu devi essere molto attento con le storie di queste persone. Dunque questa puntata ci sono tante storie, è un po' dedicato alla forza di una storia di un individuale che potrebbe essere una cosa un po' non importante. No, io ho voluto mettere in valore tutte queste storie stasera. Sei bravo, complimenti. Non c'è nient'altro da dire, sei bravo. Sì, davvero, bravo, sensibile. No, però io una ho visto bella persona, qua su questo piccolino schermo, sì. C'è una domanda da Alessia. Sì, quali sono le difficoltà che hai affrontato nelle registrazioni dello show? Questa è la domanda. Sì, tutto! tutto che potrebbe aver succedere, che potrebbe aver successo. Essere successo è stato difficile. Ha successo. Okay. Ma tutto! Ma voi non potete capire tutto. Una sfida dopo l'altra. Una sfida o una sfiga? No, Una sfida. Con la D. Sfida. Sfida. Ma sfida. Cosa vuol dire l'altra? È sfortuna. No. È stato molto. Perché io sono un po' fuori testa oggi e anche devo girare tantissimo stasera, però noi eravamo lì scrivendo fino alle 3 del mattino ieri nel studio, però abbiamo finito le prove alle 12, alle mezzanotte 30, dunque siamo un po' nel vortex di questo programma e per noi è un enorme onore, per me è un enorme onore di poter avere questa libertà di portare una cosa che non è super formatizzata in TV e di farlo con la libertà e anche con la generosità del pubblico italiano. Dunque veramente grazie per questo privilegio, perché so veramente che non è una cosa banale, non è una cosa leggera. Spero che noi possiamo rimanere all'altezza delle aspettative dopo la prima. Sei grazie. Davvero una bella persona. Noi diciamo grazie a te, diamo appuntamento a questa sera alle 21:20 per la seconda puntata di Stasera Casa Amica. Succederanno tante cose. Quante puntate ancora? Altre due? Dopo stasera. In totale ci sono solamente quattro. Vabbè, magari ce ne saranno altre, chi lo sa? Quest'anno no, assolutamente no. No, per il niente dentro, non ci sono idee. Per il 2016 no, per il 2017. Allora, l'ultima cosa, ieri sera quando io scrivevo con Ivan Cotroneo, che è l'autore, uno degli autori di questo show, che lui fa film, c'erano tutti gli assistenti dello studio, della produzione, da Valandi, che aspettavano, perché noi eravamo gli ultimi di una squadra di 150 che sono tutti andati a casa. E loro ascoltavano e impazzivano, perché ho messo la musica per scrivere il monologo della quarta, un grande pezzo sinfonico, e noi urlavamo sopra, dunque un studio vuoto con un pezzo sinfonico e noi... Che pezzo io, Ivan, era? È Benjamin Britten. Wow! E noi urlavamo delle parole, perché è un po' una performance il monologo della quarta. E io mi giro e guardo questi due assistenti che hanno lavorato in TV per 40 anni, 30 anni. Non avevano mai visto una cosa del genere. Ma con le bocche aperte, come che stiamo facendo qua? Stasera non perdete questa puntata. Grazie mille amica per grazie. Essere stato con noi. Grazie di grazie avere. Davvero. Grazie a tutti. Grazie. Però no, aspetta. No, prego. Dobbiamo dire la cosa chiave. Dilla. Non si dice in bocca al lupo, no. Si dice merda. Tre volte. Merda, merda, insieme. Merda. Uno, due, tre. Merda, merda, merda. Merda. Merda.